Un importante convegno ad Ischia sul Made in Italy e l'internazionalizzazione, a che punto siamo da questo punto di vista? Beh, dai dati che ci sono stati forniti già da ieri c'è una lettura confortante, perché l'export è aumentato tantissimo e come ha evidenziato anche stamattina la viceministra Laura Castelli, che i dati sono ottimi, ma ancora meglio prima della pandemia, perché diciamo che se avessimo confrontato i dati attuali con quelli di qualche anno fa avremmo trovato un dato sporco, un dato poco chiaro. Invece se lo andiamo a confrontare con quello di 3-4 anni fa, vediamo che l'aumento dell'export è esponenziale. Quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, è la direzione giusta. Sicuramente bisogna fare alcuni accorgimenti, come sburocratizzare alcune pratiche che sono quelle che poi bloccano le imprese e in alcuni casi allontanano anche l'impresa di investire sui nostri territori, proprio perché la macchina burocratica è complessa e quindi è sconfortante per alcune imprese investire sul territorio nazionale. Quanto incide però e soprattutto rallenta la pandemia questo processo anche di riforme in un certo senso necessarie per riuscire effettivamente a raggiungere poi i risultati sperati? Sì, i risultati sperati sono quasi, diciamo che siamo su una buona strada. Perché come dicevo prima, i dati che abbiamo letto ieri è una lettura eccezionale, insomma siamo primi, veniamo ancora prima della Germania, abbiamo superato molti paesi che abbiamo sempre guardato come stereotipi di esportazioni e quello che dobbiamo fare ulteriormente è quello di consentire alle imprese, come dicevo prima, di poter investire sul nostro territorio nazionale, però avendo la possibilità di non fare troppe lungaggini di autorizzazioni e ne parlavamo anche in settimana in commissione. Con Cingolani e ci evidenziava proprio questo problema. Si fanno delle richieste di permessi e i tempi di autorizzazioni sono lunghissimi, quindi un po' bisogna incidere sulla parte tassativa, bisogna essere mirati e andare avanti. Dobbiamo perseguire la strada che già abbiamo iniziato qualche anno fa. Non posso non farle una domanda sul tema di questi giorni, quello del Green Pass, un'idea che resterà tale o che può concretizzarsi? Beh, non saprei rispondere, potrei dare il mio parere perché come ben sappiamo molte decisioni vengono prese anche alla luce di ciò che avviene, se il tasso di positività aumenta, cioè, ci sono alcuni fattori che poi creano le condizioni di prendere una decisione o meno. Il Green Pass sì, potrebbe essere un'ottima, è un'opzione, insomma è una cosa buona, insomma potrebbe servire, però dobbiamo capire se poi viene applicato, in che maniera viene applicato, insomma siamo ancora nella fase embrionale del Green Pass. Green Pass c'è, ma voglio dire veramente nella fase embrionale, in questo momento non mi sento di esprimere perché vorrei capire un attimo, è ancora nella fase iniziale, una sperimentazione stiamo facendo, però sicuramente può essere un deterrente per coinvolgere persone a vaccinarsi, insomma.